Buongiorno mondo, siamo già in stazione a Terlano, stiamo aspettando il treno per Bolzano. Io ho risparmiato i video facendo colazione, ne abbiamo fatte addirittura due, una in camper e una al bar qui dentro. Stazione, siamo là e game on, ci vediamo dopo. Eh sì, abbiamo fatto una piccola cavolata. Abbiamo. Ho indotto a fare una piccola cavolata perché eravamo entrambi distratti sul treno. La Simo che leggeva il libro, io che facevo Duolingo, e il treno ha fatto le sue belle fermate. Alla seconda fermata abbiamo detto cazzo, siamo, mi sa già Bolzano, siamo a Bolzano, abbiamo letto Bolzano e siamo saltati giù dal treno. Eh sì, è Bolzano, ma è Bolzano Sud, quindi la nostra fermata sarebbe stata la prossima, però ormai eravamo scesi e quindi adesso siamo qui a Bolzano Sud, lei ancora col suo Kindle e aspettiamo il prossimo treno. Abbiamo fatto di corsa per prendere il treno prima stamattina e prendiamo il treno dopo, alla fine era il treno che avremmo dovuto prendere, quindi niente, aspettiamo mezz'ora, tutta colpa mia, mi toccherà pagare una birra alla Simo. Ok, mi dice anche ok, la fenomena. Lei non è che ha detto no, era lì col suo Kindle che diceva sì, scendiamo. Non era quella, non mentire ai tuoi fans. Io ti ho detto guarda che non è questa. Sì, scendi, siamo scesi. No, tranquillo, ma non dare la colpa a me. Offri la birra e ebbene sì, in debito di una birra nei confronti della Simo, ma a Bolzano siamo arrivati, siamo appena entrati all'inizio dei mercatini di Natale che sono qua. Direzione piazza Walter, non so come si legga, si legge in tedesco? Walter. Comunque ci siamo, andiamo, a dopo. E come ovvio che sì, abbiamo fatto un giro per i mercatini, adesso siamo in piazza centrale a Bolzano, abbiamo preso regali per Domenico Donatella, per Nunzio e Lella, ma adesso soprattutto stiamo mangiando come al solito e bevendo. Belli mercatini, bella Bolzano, ma sapete noi da cosa siamo sempre attirati, eh? Buon appetito! Che è stato costruito nel 500 da Massimiliano I ad Asburgo, allora, che oggi ospita il museo delle scienze. Ho dovuto prendermi un vin brûlé per affogare i dispiaceri di quel gulas peggiore della mia vita, proprio cattivo, siamo stati sfortunati. E tu? Com'è andata con le tue pallette? Mi piacevano, sapevano di freschino. Sto ancora digerendo. E tu hai preso solo un caffè macchiato? Sì. Invece affoghi di spiaceri nell'alcol. Gli amici se ne vanno, Giappino e Simona rimangono
sotto riscaldamento. Scalda, scalda sto coso qui. Iniziamo a essere un po' congelati, un po' stanchini, e quindi siamo in stazione direzione Terlano e torniamo. Ceniamo sul camper o in pizzeria o non sappiamo. L'unica cosa che so è che mi tocca pagare l'aperitivo alla Simo per il caos di stamattina della discesa del treno. A dopo. I nostri piani sono andati un po' a farsi benedire, perché il baretto di fronte all'area di sosta era chiuso, quindi niente spritz pagato alla Simo, che si dovrà accontentare del nostro solito bicchierozzo di rosso con le patatine dell'Albi. Va bene lo stesso? No. Quindi mi toccherà pagare da bere a casa? Sì. Mannaggia, ci ho provato io. È andata male. La signorina qua ha detto che non si toglie il giubbotto finché la temperatura del camper non raggiunge livelli ottimali. La stufa è accesa, non credo di riuscire a farmela vedere. Sì, ma inquadra qua. La temperatura del camper all'interno, essendo stati in giro tutto il giorno, è 9,8 gradi. Ha detto che fino a 12 gradi si tiene il giubbotto, forse un po' ha ragione. Però ieri sera siamo arrivati quasi a 21, eh. Si sta bene dentro il camper con la stufa accesa, spenta, mica tanto. Later. Giusto per farvi capire che la Simo non la faccio morire di freddo, eh. Siamo arrivati a 21 gradi e mezzo. Buonanotte mondo. The next day. E buongiorno mondo, sono le 8:43. Abbiamo già sistemato quasi tutto il camper, abbiamo smontato il letto, già tirato via le lenzuola, ritirato un po' di cose, ci siamo vestiti, siamo andati in bagno, siamo lavati. Ma la colazione, oggi che è l'ultimo giorno, andiamo a farla al bar. Primo perché ce la meritiamo, secondo perché così almeno dopo non rilaviamo di nuovo tazze, tazzine e eccetera. Quindi andiamo a fare colazione. La Simo già fuori che mi aspetta e si starà già lamentando che sono qui a fare video. Quindi zitti, non diteglielo che l'ho fatto. A dopo. Ebbene no, non siamo fortunati neanche questa volta. Siamo usciti dall'area sosta, il bar davanti all'area sosta è chiuso, ma noi volevamo venire in pasticceria in paese per prenderci l'ultimo strudel primo strudel prima di partire, perché effettivamente in questi giorni non siamo riusciti a mangiarne uno buono come si fa in questi posti. Ma guardate un po', la pasticceria oggi è chiusa e quindi torniamo al bar della stazione e ci prendiamo il solito caffè e birruscina. Io come al solito, dove trovo il salato, prendo il salato. Lei invece è una golosone, mangia il dolce. A che faccia sveglia che hai sempre la mattina? Non mi riprende. Ultima sosta autogrill, il clima non è proprio dei migliori, ma siamo stati fortunati perché ci siamo goduti i mercatini Merano, Bolzano col sole e abbastanza caldino di giorno, appena veniva giù il sole faceva ben freddo, ma il giorno di pioggia ce lo facciamo in viaggio e torniamo a casa, quindi va tutto bene. E la nostra mini vacanzina in Trentino Alto Adige, mercatini di Merano e Bolzano, finisce qui allo scarico dei camper, dove abbiamo fatto pulizia dei serbatoi, come si fa ogni volta che si ritorna da un viaggio in camper. Il gasolio l'abbiamo già fatto e adesso andiamo a ritirarlo nel suo garage caldo a riposo e noi andremo a festeggiare il Capodanno a casa nostra e non in piazza, ma la scelta è stata la più saggia perché guardate che clima c'è. Voi avreste festeggiato in piazza così? Sì, noi sì, perché avremmo visto Alex Britti a Sanremo, ma visto il clima abbiamo detto torniamo a casa.